Mr. Jerry Selfie. Amo Messaggeri amore. E allora, dopo tutte queste vicissitudini, quando appunto raggiunsi l'apice del successo, tra virgolette, perché ti ripeto, mi riconoscevano per strada, all'improvviso succede che questo libro scompare. Succede un fenomeno molto strano, in cui questo libro scompare, non c'era più nessuna libreria, tutti i lettori mi scrivevano email, dove lo posso trovare, eccetera. E io stessa, quando telefonavo alla Mondadori, prima tutti i tappeti rossi, ma che bello, avevi scritto un libro meraviglioso, eh? E poi dopo, chiuso tutto, non c'era più nessuno, tutti erano in riunione, tutti erano all'estero, nessuno poteva rispondere. E io, ovviamente, non capendo questa cosa, non riuscivo a capire, ho scritto lettere disperate in quella per capire, perché ho detto, sta succedendo qualcosa di molto negativo, lo avvertivo con quella sensibilità, con quelle antenne che un artista esatto ha sempre. Però non capivo razionalmente cosa fosse, cioè c'era qualcosa che stava bollendo in vento, io che erano 6 mesi, non facevo più niente, mi è sembrato vero che mi chiamassero. E quindi insomma è cominciata questa vicenda che adesso io non voglio raccontare nei particolari, soprattutto perché c'è la telecamera accesa, non voglio, anche perché sono cose molto delicate. Comunque ti dico che mi hanno addirittura invitato in America, proprio ad altissimi livelli, mi hanno fatto conoscere Clinton, allora era presidente, per convincermi a firmare un contratto con loro in cui questi personaggi, diciamo, molto di spicco di Hollywood, volevano fare un film dal libro, eccetera, cioè con tutte queste lusinghe, in realtà volevano bloccare il fatto che io non scrivessi più se non sotto il loro supervisione, loro per me. Se io avessi firmato, probabilmente sarei come Saviano oggi, cioè una persona che riceve molto successo, ma deve dire le cose che vogliono loro. Questo durò 4 anni di vessazioni, quindi non un giorno. È stato molto, molto duro. Poi alla fine ho deciso di non firmare e non ho firmato. E da quel momento lì è stata un disastro, perché non ho più potuto pubblicare con nessuno. Se mandavo i miei scritti, naturalmente tutto questo periodo di tempo ho maturato la comprensione dei meccanismi profondi. Importante conoscere. Esatto. Che ho scritto, esatto, con tutte queste cose positive, no? Come il male si nasconda una maschera di bene, no? Tutto questo doppio gioco. E ho scritto questo libro che si intitola La trappola invisibile, che è proprio una trappola, è un meccanismo per il libro che avevano. Quello della censurato o scritto sul titolo? Si intitola Io Sirena Fuor d'acqua. Ah, è quello che dava fastidio. È quello che dava fastidio. Perché lì dimostravo che. Ma secondo me qual è il punto che dava fastidio? Il punto, quello che ti avevo detto prima, cioè che il punto più basso della società, ripeto, l'handicap ti mette al punto più basso, in più femmina. Quindi un doppio handicap. Quindi sì, doppio. Doppio. Quindi nel punto già la donna, già la donna deve stare davanti, che deve stare dietro. In più è, quindi è il punto più basso sociale da cui tu puoi partire. Se tu rovesci questo punto e dimostri che una persona femmina e handicappata può essere la più bella del reame, tu hai rovesciato tutti i valori. Sì, hai rotto tutto.
e hai ricostruito un altro messaggio meraviglioso in cui tutti, se tu vinci con questo, tutti quelli che hanno di meno vincono. Sì. E quindi sono tutti vincenti. E l'hanno sentito una cosa rivoluzionaria. Certo, certo, perché attecchire, perché io ero una dimostrazione vivente di questo, per cui loro hanno giustamente, molto intelligentemente, molto furbescamente, cioè sono persone molto intelligenti. Certo, non si fa valutare anche. Mai da sottovalutare. Molto intelligenti, che ovviamente hanno percepito il pericolo. E quindi hanno pensato di asservirmi al loro volere. Cosa che io non ho fatto, mi hanno minacciato di morte, mi hanno detto, sì, minacciato di morte me e le mie bambine. E in più mi hanno detto, tu non pubblicherai mai più. Ed è stato vero, ed è stato tremendamente vero. Io non ho più potuto pubblicare con nessuno. E quindi quello che stai facendo adesso è una cosa che... Allora, sto parlando degli anni 90, 2000, 2001 circa. Io nonostante tutto trovai una piccolissima casa editrice che ovviamente non interessava a loro, perché loro lavorano sulle grossissime case editrici, per cui queste piccole non portava niente, per cui riuscii a pubblicare ovviamente il libro e diffonderlo per come potevo. È stata durissima perché non c'era più nessuno che mi voleva. Dopo il giornato un'handicappata? No, una pericolosa, che è molto peggio. Ah, il livello di messaggio. Di messaggio. Sono diventata quella ad escludere. Oh. Hai capito? Quindi è stato molto... La risalita è stata molto dura. Ma pian piano io sono... Che segno sei? Di che segno sono? Di che gemelli? Infatti sono molto aria, molto parola, vedi? La parola è quella che mi salva. Io parlo, io dico, denuncio, non sto zitta. Ecco, le donne già sono state sempre zittite da millenni, quindi la voce delle donne non si è mai sentita, si è sentita anche qualche voce femminile, ma comunque con dei stereotipi maschili. Io dico sempre che l'Angela Merkel non fa la differenza, perché semplicemente sì, fisicamente sarà una donna, ma mentalmente è un maschio patriarcale, per cui... Una donna che ha tradito il suo potenziale, i suoi valori. Esatto, perché è una donna che si è venduta a una politica patriarcale, una politica di dominio, una politica verticistica, una politica piramidale, no? Quindi, un po' tutte le donne politiche ma se no non entri. Hanno rifiutato la loro femminilità. Certo, perché se no non entri. Cioè è molto semplice. O sei così, quindi ti vendi, tra virgolette, e pensiamo a proprio anche delle vendute, delle prostitute, no? Proprio anche fisicamente. Sono i preferiti secondo loro. Certo, è dal loro punto di vista, questi maschi vedono solo quel tipo di donne lì, quindi loro giudicano le donne in base a quelle che si vendono. Non vengono mai in contatto con le altre che non si sono vendute, pur avendo capito. Perché molte non si sono vendute semplicemente perché non erano sul mercato, non so se mi spiego, è diverso. Il non vendersi quando tu conosci e sai, è lì il punto. Ecco, è quando tu potresti essere e rifiuti. Questa è la vera pulizia, pulizia profonda di te, il rispetto di te stessa. Ho detto, se io sono riuscita qui non c'è più nulla che mi potrà fare male, perché io sono io. Io ho bene i miei contorni. Li rispetto e ovviamente di rimando gli altri rispettano. È molto semplice, come io rispetto gli altri. Cioè, capito? Allora lì, come dire, c'è una qualità di vita che per quanto non di successo nel mondo comune, nel mondo basso, è di successo nel mondo alto. Perché quello vero, l'unico che esiste. L'unico che conta. Come fare i conti. Esatto. E quindi va bene, io pian pianino ho risalito la china, non sono certo arrivata a livelli grandi, perché non niente, però ho cominciato a pubblicare lo stesso, con le idee che arrivano man mano, l'antica storia delle dee, l'antica
le antiche cose del, del passato, di quando la donna era, era rispettata, riverita. Allora sono andata a studiare tutti questi antichi tempi e ho letto un mare di libri, mi sono esaltata di queste conoscenze. Man mano la conoscenza si è ampliata. Io poi, grazie a Dio, come ti avevo raccontato, ho avuto gli strumenti fin da piccolo, perché la cultura, ti ripeto, in casa mia era pane quotidiano, ecco. Per cui io avevo l'accesso, avevo la chiave, no, per poter entrare, per cui sono entrata in questo mondo. E la curiosità e anche la capacità di vedere i messaggi subliminali nascosti dietro le cose. Perché, per esempio, ho fatto uno studio sull'Iliade. Allora, io sono andata alle origini della cultura, perché? Perché là, dove ancora non era così stratificato, così dogmatico il sistema di potere nell'antichità, ma sto parlando dal 4000 avanti Cristo indietro, quindi veramente moltissimi anni fa, tutta la preistoria, che noi consideriamo preistoria, in realtà era una storia. Noi arbitrariamente, qui ci sono proprio le idee patriarcali ben fisse, che noi consideriamo storia dal momento in cui comincia la dominazione. Tutto quello che c'era prima, che sono stati 20.000 anni di umanità su questo pianeta, ah no, quella è preistoria, no, questo è arbitrario. In realtà quegli esseri umani avevano la loro storia. Che però ovviamente da questo punto di vista, purtroppo ormai così bloccato nella forma più bieca di gerarchica, quando non c'era questo sistema, allora gli altri sistemi vengono considerati non importanti. No, erano molto importanti, anzi a me interessa moltissimo un periodo umano, di storia umana in cui non c'erano le guerre, per esempio. Ecco, allora, la parola matriarcato è una parola, scusa se ti correggo, è una parola errata, perché assomiglia a patriarcato, come se il modello non fosse diverso, ma semplicemente una donna a capo rispetto a un uomo, non cambia nulla. Siamo nella Merkel, cioè mettere una donna a capo della Thatcher, per esempio, non ha cambiato l'Inghilterra o la struttura? No, niente. Perché? Perché non esiste. In realtà il matriarcato non è mai esistito nella storia umana. La parola corretta è matrilineare, cioè erano società matrilineari in cui, ovviamente, perché poi è anche logico dal punto di vista fisico, il figlio si riconosceva come figlio di quella madre. Perché? Perché usciva dalla sua pancia, era molto facile, per cui chi usciva da quella pancia apparteneva a quel nucleo e basta, non c'erano differenze, non c'erano i nomi, i cognomi che bloccavano e che ti mettevano una certa famiglia rispetto all'altra, quella era ricca e quella era povera. Erano tutti figli di Giovanna, Maria, Giuseppina e, adesso usando i nomi di adesso, ovviamente i nomi di allora erano diversi, però per dire, era la stessa cosa. Per cui la matrilinearità non permette guerre. E infatti queste antiche società erano assolutamente pacifiche, anzi erano collaborative. Anche perché in quel tempo ovviamente era duro vivere, per cui se non c'era collaborazione non si riusciva a sopravvivere, per cui era essenziale la collaborazione. Qual è la prima guerra del mondo? La prima guerra del mondo è la guerra di Troia, almeno la prima guerra raccontata del mondo, perché quelle narrate, noi non sappiamo se ce ne fossero state alcune precedenti, ma comunque se anche fossero avvenute quelle guerre, erano semplicemente delle guerre non degne di narrazione, quindi poco importanti. L'unica, ed era la prima, quella su cui si fondano il modello di tutte le guerre successive, perché
perché noi ancora le guerre le concepiamo con gli Achei e i Troiani, con Ettore e con Achille. Noi vediamo ancora il mondo diviso in questo modo, perché quella prima guerra, quel primo poema così antico che ha come cristallizzato quell'evento, da quell'evento in avanti è tutta la storia successiva. Ma io sono andata a leggermi proprio quell'evento lì. Cosa dice davvero l'Iliade? È vero quello che ci dicono a scuola, che è un poema epico, che narra della guerra. È vero, è un poema epico dal punto di vista che ci sono alcuni capitoli, alcuni canti che parlano della guerra. Quelli che ti fanno fare a scuola. Ma quelli che non ti fanno fare a scuola non narrano della guerra, ma narrano bensì di quell'antico tempo, prima della guerra, di cui tutti hanno nostalgia. E infatti quel poema dedicato alla guerra così importante, che finisce poi dato in un modo così teatrale, diciamo, no? Col famoso cavallo di Troia, cioè, come mai non ne parla? L'Iliade non parla del cavallo di Troia, l'Iliade non parla della vittoria di Achille, che dovrebbe essere teoricamente l'eroe, no, quello è l'Odissea. L'Iliade parla della guerra di Troia e del conflitto tra Achille e Ettore. Ettore troiano, Achille e... L'Odissea, tra l'altro scritto probabilmente da un altro autore, perché è molto più recente rispetto all'Iliade, è il più antico poema che abbiamo della nostra. È il primo racconto storico importante. Allora sono andata a vedere lì e mi sono andata a leggere tutti i canti che non si fanno al liceo. Cosa c'è scritto in questi canti? E c'è scritto, diciamo, il racconto di quell'antico tempo, dove non c'erano guerre. E che soprattutto i più vecchi che vanno a Troia, tipo Nestore, che è uno dei personaggi, dei guerrieri, diciamo, che vanno a Troia perché è una riunione, è una specie di lega, diciamo, di tanti re che si consorziano e vanno tutti a, diciamo, sbarcano nella Troade e cercano e fanno l'assedio questa magnifica città ricchissima, che quindi era molto appetibile, che era Troia. Troia era una delle città più belle dell'antichità. Mentre i troiani vivevano ancora nel modo matrilineare. Le donne troiane e tutte quelle che arrivavano a Troia, compresa Elena, erano considerate regine. Per cui c'è proprio la doppia modo di vedere la vita, a Troia da una parte e nel campo Acheo, che erano già guerrieri solo, che miravano al bottino di guerra, a prendere, al depredare, a sfruttare, capito? Quello che la mentalità con la violenza, quello è la mentalità che abbiamo ancora oggi. Ecco. Quindi c'è proprio il passaggio, diciamo, tra questi due modi di vedere la vita, e io sono andata a sottolineare quell'altro, che non ci viene fatto leggere. E ho capito che l'Iliade non è affatto un poema epico, assolutamente. È un poema di rimpianto, è un compianto. Qui loro hanno descrivono questa nostalgia. Questa nostalgia, infatti, coerentemente, l'Iliade finisce con i funerali di Ettore. Morto l'eroe dell'antico tempo, finisce il poema. Se fosse stato mirato, diciamo, se chi l'ha scritto avesse mirato semplicemente a esaltare invece i vincitori, non avrebbe finito così. Avrebbe finito col fatto che Achille entra a Troia, eccetera. Cioè, non invece nell'altro modo, invece finisce proprio con il compianto di questo prode, diciamo, uomo, Ettore, che non era un semidio, era un uomo, che ha combattuto per salvare quel mondo, che purtroppo da quel momento in avanti fu sempre più distrutto. Abbiamo ancora oggi delle pochissimi esempi di società matrilineari viventi, ancora oggi sul pianeta, ma sono ridotte nei posti più impervi, sull'Himalaya,
montagne, nascosti nelle grotte, perché davvero il patriarcato con le guerre e le armi ha invaso tutto il pianeta. Ma non è vero che la storia è solo una storia di guerre, come invece abbiamo studiato anche a scuola, è tutta una sequenza infinita di guerre, di genocidi, di vincitori, di esaltazioni, di trattati, di... e l'umanità non ha fatto nient'altro? Pare di no, leggendo i libri, la storia è comune, invece ha fatto tantissimo altro, e questo va riscoperto. Quindi ho scritto questo libro che si intitola Quando Troia era solo una città, e la parola Troia l'ho usata col doppio significato per la donna, perché la parola Troia oggi è un'offesa per la donna? Perché c'è proprio anche un'etimologia che porta a questo, quindi faccio tutto questo studio anche sulle parole, esatto. E Elena di Troia, già quello ti dice, e perché è offensiva questa parola, e perché è, diciamo, un ribaltamento di tutto. C'è stato proprio un ribaltamento totale, non solo di visione del mondo, dei simboli, degli dèi. Prima erano tutte dee e poi sono diventati tutti dei maschi, prima erano tutte dee femmine, poi sono state... cioè c'è proprio un'inversione totale dei poli del pensiero umano, e quindi anche nel modo di vivere e nel modo di concepire la vita. Oggi noi siamo ancora purtroppo immersi e abbiamo ancora dei filtri molto patriarcalizzati, per cui facciamo fatica, stentiamo a capire società che non li hanno. È molto strano per noi, perché siamo abituati così, e quindi vediamo il mondo virato in un certo modo. Cambiare punto di vista amplia e ti fa capire che qualche cosa è molto sbagliata in questo modo attuale di vedere la vita. E quindi, partendo anche da un'antichità così veramente profonda, perché stiamo parlando di 4.000-5.000 anni fa, muove ancora le cose di oggi. Cioè non è inutile e non è a sé stante, ma anzi tutti i legami ha con l'oggi. Faccio sempre nei miei libri un passaggio sull'antichità, ma che serve oggi. Come se il ritmo di oggi va tutto da allora. Da allora in avanti è stato bloccato, e difatti la guerra di Troia fa da spartiacque. Prima della guerra di Troia non c'erano guerre, quindi la società era pacifica. Dopo la guerra di Troia cominciano le guerre. E cominciano e continuano e si ampliano e diventano delle catastrofi. Noi siamo immersi nelle guerre e ce le inventiamo anche, no? Le armi di distruzione, ma pur di fare la guerra. È l'occupazione numero uno. E l'occupazione numero uno è quella che dà più soldi. A un'olitta. A un'olitta molto piccola, esatto. E per cui è una domanda che ho su di te come persona, no? Che ha fatto degli studi, com'è la tua esperienza, il tuo stato di felicità? Senti ancora quella solitudine fredda che ti fa sentire? Allora, la felicità l'ho studiata molto nel secondo libro, che si intitola proprio Iniziazione segreta alla felicità. Questo è il titolo dell'altro libro che ho pubblicato l'anno scorso, ed è proprio uno studio sulle racconti di felicità. Allora, noi abbiamo racconti normalmente drammatici, anche i telegiornali sono tutte una sequenza infinita di catastrofi. Dall'antichità ci arrivano solo dei brandelli piccolissimi di racconti felici, e questi li abbiamo chiamati fiabe. Le fiabe contengono una sapienza umana antichissima, una sapienza iniziatica. Parola iniziatica non tutti la conoscono, è una parola molto bella, che riguarda la capacità, cioè la conoscenza elevata, non la conoscenza
diciamo, mnemonica che tu puoi imparare sui libri. L'iniziazione è una conoscenza spirituale. Nell'antichità, anche nel periodo pre-ellenico, c'erano proprio delle scuole iniziatiche, il famoso mistero di Eleusini, le scuole pitagoriche, le scuole dionisiache, c'erano e quindi queste scuole iniziatiche, che ovviamente erano molto importanti per la conoscenza elevata, no? E dopo verranno appunto distrutte in epoca patriarcale, proprio perché queste conoscenze non si dovevano più avere, la gente non doveva più conoscere niente, mettersi le armi, guardarsi, andare a combattere un nemico, questo era quello che dovevano fare, non più elevarsi come persona, perché una persona elevata non fa la guerra, chiaro, perché se tu capisci la guerra non la fai più. Il trucco, il fratello, è che gli hanno detto: se vuoi la pace, fa la guerra. E certo, ma i romani erano un popolo bellico per eccellenza, il popolo che ha. Mentre prima di Roma varie popolazioni erano più o meno patriarcalizzate, più o meno, però era molto a macchia di leopardo, molte società erano diverse, completamente diverse. Quando arriva Roma e invade tutta l'area mediterranea, impone il patriarcato a tutti. Da quel momento in avanti, da Roma in avanti, non esisterà più un popolo senza questa struttura mentale. E i romani ne erano consapevoli, perché i romani dicevano sempre: dopo Roma si dovranno fare sempre i conti con Roma. Verissimo. Ancora oggi chi studia legge all'università legge diritto romano, studia, è uno dei punti cardine dello ius, no? Delle leggi, dura lex sed lex, quindi dalla legge romana partono tutte le legislazioni e non ci siamo, emancipati da quella. Ancora la struttura del legislatore è quella. E quindi Roma veramente ha fatto da spartiacque tra un pensiero antico diverso e poi l'imposizione del pensiero patriarcale. E la tua previsione sull'umanità come marcia per arrivare a... Io vedo una Y, cioè io vedo una proprio... chi ha capito farà proprio un salto quantico e chi non lo ha capito sarà nel disastro. Cioè c'è proprio come in questo punto di oggi, secondo me siamo veramente alla punta della Y. Chi ha capito concepirà la vita tutto in un altro modo e sarà davvero aperto e amoroso in tutte le sue manifestazioni, è completamente pacifico, non ucciderà gli animali, non farà del male, perché capisce il male, perché lo vede. L'altra persona rimarrà ottusa e dovrà per forza autodistruggersi nel lungo tempo, perché il patriarcato si autodistrugge come distrugge il pianeta. C'è gente che è risvegliata, che ormai sa, e quindi non farà più quelle azioni. Altri invece che non sono risvegliati continueranno a farle sempre peggio. Secondo me proprio c'è una Y secondo me è così, per come capisco io, per come sento, intuito. Ci sarà proprio questa divisione. Ascolta, hai per caso avuto tempo di leggere per Bacco? Sì, certo. Allora veniamo alle Sibille. Alle Sibille. Voglio entrare un po' in zoomata. Hai un viso che è stupendo. Grazie. Davvero, Ma infatti per questo io riuscii a fare quello che ho fatto. Perché non è facile avere un viso che è umano, che comunica tanto qua. A parte la bellezza, ci sono altre robe. Perché c'è anche dentro qualcosina. Sì. Allora, per quanto riguarda le Sibille, è molto interessante perché le donne una volta, negli antichi tempi matrilineari, avevano accesso al sacro.
anzi la donna era sacra semplicemente perché creava la vita, e quindi già questo atto è in assoluto l'atto più sacro che si possa immaginare. Per cui in queste popolazioni antiche la donna era preposta a tutte le cose sacre e soprattutto ai riti di nascita e di morte, perché si pensava che tutto era ciclico. Per esempio il tempo, queste antiche popolazioni lo concepivano ciclicamente, come se fosse appunto sempre un ritorno, mentre invece noi purtroppo abbiamo rotto il tempo. Quando noi diciamo un prima di Cristo e un dopo Cristo, in realtà abbiamo rotto il tempo, non è più ciclico. Noi abbiamo ciclico ancora piccoli segmenti di tempo, i minuti sono sempre quelli, i secondi sono sempre quelli, le ore nella giornata sono sempre quelle, le settimane sono sempre quelle, i mesi sono sempre quelli, ma gli anni no. Gli anni sono rotti. Noi abbiamo come una freccia del tempo che parte da un punto zero e va verso l'infinito, cosa che gli antichi non avevano, non erano spezzati, per cui come i mesi, così gli anni erano ciclici, si ripeteva sempre lo stesso arco negli anni e nei millenni, i secoli erano considerati ciclici, quindi non c'era questa spezzettatura, questa rottura del tempo, che è una rottura dolorosa del tempo, perché la ciclicità cosa ti dice? Ti dice semplicemente che è vero che tu nasci, quindi inizi un ciclo, poi muori e rientri dall'altra parte in un ciclo, non c'è più l'angoscia dello spezzare la vita e dopo c'è il vuoto. Questo è angoscioso, questo è porta a terrore, su cui tutte le religioni monoteiste si sono ovviamente avvalse di questo terrore. Ah, memento mori, no? Ricordati che devi morire. No, cioè tutto questo ha creato tutto il potere delle religioni. Ma prima non c'era questo potere. Semplicemente si pensava che come un bambino nasceva dalla pancia di una donna, così rientrasse nella pancia della grande madre, che era la terra. E la terra veniva considerata femmina, veniva considerata utero e veniva considerata, quando la persona moriva, diciamo, veniva scavata una fossa a forma di utero. In Sardegna, per esempio, ne abbiamo tantissime di queste tumulazioni, in cui aveva proprio costruito una specie di canale, tra l'altro dipinto di rosso, con il sangue, il canale del parto, poi questa specie di forma ovoidale che rappresentava l'utero, e il defunto veniva messo in posizione fetale, come il neonato dentro l'utero della madre terra, e la convinzione era che sarebbe poi diciamo tornato a nascere in una ciclicità senza nessun dramma. Togliere il dramma della morte è la cosa, cioè ti fa vivere una vita serena. Invece, avendo, come ci hanno troppo bloccato la mente, nello spezzare il tempo, nel rompere il tempo, che non c'è più tempo dopo. Non è sulla morte, la fine. La morte è la fine di arriva tutto. La fine, prende. La fine di tutto, poi sarai giudicato, peccatore, cioè è terrificante questo sistema di pensiero, rispetto all'altro che era estremamente sereno e che quindi concepivano, diciamo, nessun dramma in una morte, ma semplicemente un rinnovarsi della natura, esattamente come le stagioni. Loro guardavano ciò che accadeva e deducevano in modo estremamente logico il fatto che sì, è vero, c'è l'inverno, ma poi c'è la primavera, poi c'è l'estate, poi c'è l'autunno, e la vita umana è esattamente ciclica. E quindi è risvegliarsi la mattina. E tutto, in realtà, e la realtà è ciclica. Noi l'abbiamo spezzata mentalmente e abbiamo veramente delle menti bloccate. È un ciclico tipo con la spirale lì. Che bravo. Quando fa un giro che ritorna, non è molto più sopra. E la spirale era uno come serpente, era uno dei simboli della grande dea.
la spirale del serpente. Lo stesso serpente era un animale sacro per due motivi. Uno, perché il serpente, perdendo la sua pelle, sembrava rinascere nuovo, pulito, di nuovo giovane, lasciava la pelle vecchia, quindi era proprio simbolo di rinascita il serpente. In più, con il serpente, con il veleno dei serpenti, queste sacerdotesse, le famose sibille, le famose pizie, creavano i rimedi, cioè creavano le farmacie. La parola veleno del serpente in greco si dice pharmakon, giusto per essere chiari, da dove è venuto tutto il resto. Ancora oggi nelle farmacie ci sono due serpenti che sono esattamente il caduceo, che era l'emblema dei guaritori o delle guaritrici, le curandere. In altri posti meno patriarcalizzati, perché noi, ripeto, abbiamo avuto Roma che ha bloccato tutto il sapere, ma in altri posti molto lontani, tipo in Sud America, ancora oggi le donne sono le curandere, ovvero sono le persone che curano le donne medicina, sia nell'America del Nord che nell'America del Sud. Queste donne, ancora praticamente fino al secolo scorso, erano ancora considerate sì, delle figure importanti. Da noi invece le donne hanno avuto un blocco totale. Tutti i simboli cari alle profetesse, cari alle sibille, cari alle donne medicina, alle sacre donne, alle sacerdotesse, sono stati considerati negativi. Se è stata un'inversione di poli, infatti il serpente, una volta considerato sacro, diventa un simbolo del male, anzi il diavolo. Il diavolo assoluto, anzi nell'Eden, nella lettura della Bibbia, ovviamente uno dei libri sacri del patriarca è la Bibbia, in cui è solo un racconto di guerre, di genocidi, di stermini, di crudeltà assolute, quello è parola di Dio. E quindi il serpente viene visto già come un elemento negativo. Ma prima non era così. Tutti i simboli erano positivi, tutti questi simboli che oggi noi consideriamo negativi erano positivi. E quindi le donne erano, anzi, le preposte ai riti di nascita. Ovviamente ancora oggi le levatrici al 90% sono donne. Perché? Perché la sacerdotessa, anzi, il parto avveniva nel tempio. Questa è una cosa meravigliosa. Questi grandi templi megalitici, tra l'altro, che una popolazione che erano capaci di costruire cose che noi oggi non siamo ancora in grado di, nonostante tutte le nostre tecnologie, perché quei templi lì, con quei massi di tonnellate e tonnellate di peso e quelle enormi strutture, come cavolo hanno fatto a mettere quei sassi là su in alto che pesano tonnellate senza un argano? Cioè, è davvero inquietante pensare a quello che hanno costruito queste popolazioni. Comunque, al di là di questo, tecnologicamente evolutissimo, cioè noi non siamo in grado di costruire la roba così. Anche i famosi grattacieli di oggi sono uno sputo rispetto a quelle cose, non dureranno 8.000 anni, no, ecco, esatto, se ne durano 200 già siamo già bravi, per dirti come in realtà queste popolazioni, lungi dall'essere popolazioni come ovviamente il patriarca poi ti ha letto la storia, no? Che erano persone primitive, senza cultura, questo è assolutamente falso, erano persone molto evolute, erano persone anzi spiritualmente elevate, che costruivano questi templi meravigliosi, e in queste strutture avvenivano i parti. Perché? Perché l'atto di creare la vita era considerato talmente sacro che tutto il villaggio partecipava alla gioia della nascita di un bambino. Ed era una cosa magnifica, un valore riconosciuto da tutti. E quindi ogni donna che partoriva era assistita da queste sacerdotesse che le agevolavano in parto. È bellissimo. E tutta era una festa, tutto il paese partecipava alla festa della nascita.
Oggi, se noi pensiamo alle nostre chiese, che sono tutte lastricate di tombe, e ci sono tutti quadri che rappresentano drammi, martiri, gente bruciata, gente nelle graticole, scuoiati con le buboni della peste, eccetera, eccetera, in più, come immagine sacra, è un uomo morto in una tortura come la croce che gronda sangue. Quello è sacro, oddio! Ed è ovviamente invece perverso e da nascondere la donna che partorisce, perché è oscena. Cioè, vedi il rovesciamento totale. Si fa diventare demone la sessualità. E certo, è l'elemento comunicativo. Infatti, in questi antichi riti iniziatici sulla felicità, erano moltissimo dedicati a Eros, dedicati alla sessualità, perché attraverso la sessualità e il piacere si arriva all'elevazione, all'elevazione anche spirituale, no? E ovviamente cosa ha fatto il patriarca? Ha bloccato, tagliato, proviato proprio nel punto, stati molto intelligenti, hanno tagliato nel punto proprio focale che è l'atto sessuale, e lì hanno messo il peccato. E lì è stata la devastazione dell'umanità. L'umanità oggi è ancora devastata da questo. Ora, ricostruire il prima di quella devastazione è meraviglioso, perché ti rendi conto di quanto l'umanità è stata capace per millenni di vivere in un altro modo. E queste sacerdotesse, in particolare per tornare alle Sibille, non a caso Michelangelo ha fatto tutte le... Perché Michelangelo fa proprio nel nucleo del Vaticano? Proprio... No, perché secondo me Michelangelo era molto avanti, come tutti i geni d'altra parte. Lui sapeva ed è riuscito a mettere nel posto più intimo, dentro i palazzi vaticani, proprio nel nucleo, nel cuore della cristianità, tutto l'ebraismo. Non c'è Cristo nella Cappella Sistina. No, dopo 20 anni. Lui l'ha fatta molto dopo e su pressione del Papa. Ma quando fece la Cappella Sistina, cioè tutte le pareti, i soffitti, le volte, ha tutto raccontato il Vecchio Testamento, non il Nuovo. Sei proprio nella cristianità e racconti il Vecchio? No, meraviglioso. È vero. Cioè, non ci hai mai fatto caso. Tu l'ho guardato, lo guardo con suo bambino. Ma vedi, vedere da un altro punto di vista cosa fa. È vero. Io ho sempre questa visione a latere, no? Non so perché è l'intuizione che mi porta. Vedo sempre il mondo come da fuori, non da dentro. Staccata e guarda come fanno, ma guarda quelli, è come sono stupidi. Ti farò vedere una cosa che ho scoperto nella scena del paradiso terrestre, dove c'è anche la cacciata, c'è l'altro nel centro con il serpente con la faccia di donna. Con la faccia di donna. Ah, fantastica! Tutto il medio. Anche il seno. Anche il seno, cioè, perché la donna è il peccato. Tutto ciò che prima era sacro, la donna era sacra molto più dell'uomo, viene rovesciato e ovviamente la donna che diventa demoniaca e l'uomo maschio viene esaltato come l'Adamo, no? Come il creatore. E quindi viene, ti ripeto, se tu guardi tutto rovesciato a tavolino, è stato proprio scientemente scelto e indotto col potere e con le armi, perché il cristianesimo e tutte le religioni monoteiste successive, le religioni abramitiche, diciamo così, hanno imposto il proprio potere con la violenza. Esempio tipico, i pazzi hanno, conosci il personaggio, sì, dei pazzi? L'astronoma. L'astronoma era una donna, siamo già nel terzo secolo d.C., quindi siamo già in epoca in cui il cristianesimo diventa religione di Stato e come religione di Stato diventa impositiva, cioè violentemente blocca il paganesimo e tutti i culti. Il paganesimo era
meraviglioso solo perché aveva 100.000 culti, tutti andavano bene. In questo almeno erano aperti, no? Avevano anche un dio ignoto. Sì, anche il dio sconosciuto, che non si sa, anche te va bene, tanto ti capisco. C'era Iside, c'era Vesta, c'era Mitra, c'era ovviamente Zeus, tutti Giove, tutti, c'era di tutto. E andava bene tutto. E nessuno ti stava a perseguitare se tu credevi in un dio o in un altro. Andava bene tutto. Arrivano, diciamo, queste religioni monoteiste e impongono con una violenza mostruosa, ovviamente cancellata dalla storia perché loro sono quelli buoni, ecco, i purificatori hanno veramente distrutto la conoscenza. Ipazia, che era una grandissima, un genio assoluto, una grandissima astronoma, una grandissima filosofa, teneva conferenze e letture, lezioni in tutto il mondo antico, lei abitava a Alessandria, sede della più grande biblioteca dell'antichità, in cui erano custoditi tutti i saperi antichi. Ipazia viene uccisa barbaramente, seviziata barbaramente e uccisa dai primi cristiani, secondo i dettami di Teodosio, che gli editti teodosiani sono quanto di pe, cioè l'Isis è niente rispetto, ecco, sì, sono dei piccoli discoli rispetto agli editti teodosiani, in cui con ferocia vengono uccise tutte le persone di rilievo, cioè tutti gli intellettuali, tutte le persone che sapevano. Perché? Perché erano pericolose. E in più viene bruciata, e questa volta definitivamente, la famosa biblioteca di Alessandria. Danno il fuoco, gli danno fuoco, questi cristiani danno fuoco alla biblioteca di Alessandria e distruggono tutto il sapere antico. Per riuscire a recuperare quel sapere passeranno 1000 anni e siamo al Rinascimento. Col Rinascimento perché? Torniamo a Michelangelo. Perché il Rinascimento riscopre quasi per miracolo a Roma le antiche statue. Il recupero del Laocoonte fu un evento che cambiò il giovane Michelangelo. Quando vide a Roma il Laocoonte, capì come andava fatta l'arte, la scultura, e capì cosa avevano fatto gli antichi. E quel riscoprimento delle antichità, delle antiche conoscenze, man mano creò quel movimento, soprattutto in Italia, perché l'avevamo noi, ecco perché è avvenuto in Italia. Noi abbiamo scoperto in quanto c'era sottoterra, erano qua, per cui scavando si è trovato la meraviglia, tutta Roma antica era sotterranea, le ville. Certo, le prese da Pompei, cioè si scoprono le antichità. E arriva questo magnifico, diciamo, sussulto dell'umanità che riscopre la conoscenza. Ed ecco il Rinascimento. Chi era più attento in quel tempo capisce, i medici per esempio, e sovvenziona questi artisti. E questi artisti diventano capaci di miracoli, come la Cappella Sistina. Ma siccome Michelangelo, essendo un genio, sapeva di questo, cosa fa? Siccome lui in particolare aveva riscoperto queste antiche conoscenze, le raffigura. Le sibille fanno parte di quelle antiche conoscenze che l'umanità aveva, ed erano tutte donne, che parlavano direttamente col Dio. La famosa Pizia, torniamo un attimo, scusate se faccio un po' dei salti temporali, ma spero che la linea di pensiero sia chiara. La Pizia era la sacerdotessa di Delfi. Delfi era un tempio antichissimo, molto conosciuto nell'antichità, che in età classica greca era dedicato ad Apollo. Ma in età pre-greca, prima quindi dell'Ellade,
era dedicata a Gaia, cioè alla terra, alla dea terra. Da sempre in quel tempio venivano, diciamo, c'era questa queste profetesse che sembra che erano, insomma, tutti erano convinti che sapessero leggere il futuro, e quindi importantissimo. E non solo il futuro, potevano dare il futuro, ma potevano guarire le persone. Questa duplice veste di guaritrice e di profetessa era proprio tipica delle donne, delle sacerdotesse. Queste erano le due facoltà che avevano poteri immensi. E nel tempio di Delfi è custodito l'Omphalos. L'Omphalos è una pietra ovoidale con degli stranissimi simboli sopra, che ancora oggi abbiamo, ed era considerato l'ombelico del mondo. Infatti l'Omphalos in greco vuol dire ombelico. E si pensava che l'ombelico del mondo fosse a Delfi. E sopra l'architrave del tempio c'era scolpita quella famosa frase Gnosis Dauton, cioè conosci te stesso, perché quella era la chiave per sapere tutto. In realtà, ovviamente, loro lo sapevano in quanto antichi. Nel mondo purtroppo moderno, cioè quello patriarcalizzato, tu non devi più conoscere te stesso, ma tu devi obbedire al potente. E quindi questa è la differenza, diciamo, tra le due tempi. Comunque, la Pizia era quella che scriveva delle parole sulle foglie e poi buttava le foglie al vento, secondo come cadevano e come le parole venivano, si ricostruiva il pensiero del Dio. Scriveva delle parole su delle foglie, le lasciava nel vento, perché Delfi è su un pezzo di solo un tempio. È in posizione alta, come spesso i templi sono in realtà, e quindi c'era abbastanza vento, e quindi venivano lasciate, poi in base a come cadevano si deduceva, diciamo, il concetto di Dio, cioè quello che il Dio o la Dea aveva detto che sarebbe successo. Avevano molto credito queste profetesse, per cui tutti i potenti maschi, i regnanti, gli imperatori, cioè anche durante tutta l'età classica romana, andavano a chiedere, prima di qualunque battaglia, si andava a chiedere alla Sibilla il responso. Appunto a Roma, e non solo a Roma, erano queste Sibille. Le Sibille sono sparse, mentre la Pizia è solo a Delfi. Le Sibille sono sparse in tutto il mondo mediterraneo, in Africa, in tutta la penisola iberica e soprattutto in Italia. La più famosa italiana, diciamo, è la Sibilla di Cuma, che sono la cumana, di cui abbiamo ancora il posto dove questa sacerdotessa approfittava, anche perché a Cuma siamo nei campi Flegrei, quindi in una zona molto strana geologicamente, che i fumi uscivano direttamente dalla terra, anche degli odori, anche piuttosto acri e cattivi, ma a volte venivano profumati con altre essenze, per cui questa sacerdotessa appariva in mezzo a questi fumi, cioè era anche molto scenografica, no, la cosa, quindi questi antichi venivano proprio rapiti da questa visione, no, di questa donna che riusciva a profetizzare. Quello che diceva era sempre molto, appunto, sibillino. La parola l'aggettivo sibillino viene da Sibilla. Perché sibillino? Perché non si capiva mai bene chi ha detto, ma così è che, come tutti in realtà i profeti vengono capiti sempre dopo, anche Nostradamus che ha profetizzato, le quartine si capiscono a posteriori, ecco, allora le leggi, ecco, diceva quello, però prima non si riesce a capire, insomma, la profetizzazione è un po' così, è un po' una cosa, chi ci crede, chi non ci crede, va bene. Ora, sì, sono convinto che la profetizzazione sia una comunità che muove l'umanità, che però in un certo senso tu non puoi sapere, perché come andare a vedere un film e vuoi sapere cosa succede fra due minuti,
Certo, non lo sai. Se lo sapeste, allora che consigli a fare? Esatto. Infatti anch'io sono di questa idea. Io credo che siamo anche noi stessi che possiamo, noi siamo dei creatori, in realtà non siamo solo creature, almeno siamo co-creatori della realtà, e i nostri pensieri e i nostri credi, ecco perché è così importante la narrazione del mondo, perché da quelle narrazioni ci credi, agirai in un certo modo, se non credi agirai in un altro modo, se credi ad altre narrazioni agirai in un altro modo. Ed ecco il mio ultimo libro che è uscito da pochi giorni, che si intitola appunto Origini delle narrazioni del mondo, che cerca di rispondere a questa domanda fondamentale: perché ci narriamo il mondo così? Perché ce lo raccontiamo in questo modo? Potremmo averlo raccontato casomai in un altro? E se ce lo fossimo raccontato in un altro? Sarebbe cambiato qualcosa? E da qui nascono tutte queste ricerche. È una bella domanda, dico, perché da come noi stessi ci narriamo la nostra vita, dipende la nostra azione, e la nostra azione ha effetto sul mondo. Se io mi narro che sono tutti cattivi e che quelle persone, non so, con la divisa blu sono i miei nemici perché io ho la divisa rossa e quindi quelli hanno la divisa blu e io quindi li devo uccidere, questa è una narrazione che io mi sto facendo. È vero o non è vero non ha importanza, è la narrazione in cui credo che ha importanza. Allora, come si costruiscono le guerre? Tramite narrazioni. Ti devono far capire che quello è il nemico e che se tu ucciderai quello risolvi. Non risolvi niente in realtà, perché crei ancora un altro. Poi ne arriva un altro, esatto. Però la gente viene illusa e infatti la guerra è una grossa, scusate il termine, proprio presa per il culo, perché ti stanno imbrogliando se ti dicono che quello è il tuo nemico. Devi uccidere quello lì. Dopo starai bene. Le miliardi di guerre che ci sono state, nessuno mai è stato bene dopo. Quindi, La pace non è venuta fuori. Così che vuol dire quel famoso detto che tu avevi citato prima, Romano, che dice si vis pacem para bellum, non è vero. Si vis pacem para pacem. Ha scoperto Pranavati che ha scritto, che ha detto quella frase lì, ed è un certo Vinicius, comunque era uno che aveva anche scritto prima il manuale dell'esercito, dei soldati. Ah, dei guerre. Era chiaro che uno che era esperto in guerra. I romani erano dei maestri della guerra. E l'esercito romano è stato il più forte di tutti i tempi. Per quanto noi possiamo avere eserciti adesso con armi nucleari, non siamo niente a paragone di l'amore anche così. Sì. E quindi niente, insomma, per dirti che abbiamo sbagliato molte cose. O le capiamo e quindi riusciamo a invertire la rotta, e io sto facendo anche questi studi, queste cose, sto scrivendo questi libri proprio perché le persone si rendano conto di quello che stanno facendo. Attento alle narrazioni che credi vere, perché da quello dipenderà la tua azione nella vita e la qualità della tua vita. Che se tu credi che tutti siano nemici, tu vivrai una vita orribile, e se tu invece vedi e capisci che non è così, vivrai una vita bella. Ma le azioni, la realtà dipende dalle narrazioni che ci facciamo, e quindi queste narrazioni, lungi da essere semplici e stupidi racconti, sono fondanti del mondo, sono le fondamenta informative, sono formative. E quindi attenti a cosa pensi, perché quello si realizzerà, qualunque cosa tu pensi, il che dimostra che noi siamo dei grandi creatori. E tu che crei con la tua arte sei un creatore. Noi siamo tutti artisti in realtà, tutti artisti, anche il più bieco, anche Hitler o Stalin erano artisti in negativo e hanno creato delle cose orrende, infatti. Le hanno create. Siamo artefici delle nostre scelte. Siamo artefici di tutto, molto più potenti di quanto ci vogliono far credere. Perché le religioni monoteiste invece ci riducono a creaturine in balia di questo Dio
onnipotente, perché così noi obbediamo a loro narrazione. Mm. E poi non è mai una narrazione, giustamente, perché devono separarti dal tuo Dio, certo. Non è mai una narrazione dove tu sei confidente, sei sentimento. No. Sempre sotto prova. Ah certo, ti giudico. Però se non la superi, e questo vuol dire che allora Dio non sa se io la posso superare o meno. Non è che mi faccio della cosa giusta e io la devo accettare, cercare di trovare l'equilibrio meglio. Cambia. Dio è, sei tu, sei parte, sei una particella infinitesima di Dio. Io siamo tutti. Sì, scusa, sono convintissimo che sia così. Dio siamo tutti noi. Ognuno di noi è una scintilla, irradicata su di voi. Esatto, ognuno di noi ha la possibilità, poi che lo realizzi o meno, tornando a Michelangelo, lui ne aveva molta. Altre persone ne hanno avuto moltissima, altri ne hanno avuto molto meno, altri niente, o altri addirittura in negativo. Lì è l'enorme differenza tra che va bene così, nel gioco, nel famoso gioco. Però ecco, quando tu capisci che le narrazioni o racconti, tutt'altro che essere cose da poco, giusto di intrattenimento, sono invece proprio i pensieri fondanti della tua azione nel mondo, E quindi capire come funziona è interessante. Questo è l'ultimo libro che ho scritto. Mi manderai tutte le immagini in questi libri che sì, ti certo, voglio grazie, sì, e poi mi dai la tua mail così te la mando e volentieri. Insomma, questo è un po' il succo, sembra che ho parlato un po' troppo. Guarda, adesso che andiamo qui io mi auguro solo il primo incontro. Sì, certo, certo. La fortuna di essere anche la comodissima. È una cosa. No, un bacio, Jerry. Siete contenti di essere selfie. Grazie. Incontrato e di aver appena iniziato a leggere e studiare le pagine della tua esperienza.